Buon anno nuovo ragazzi, ben ritrovati anche nel 2023 sul canale. Cominciamo con un video che non può che essere una panoramica dei giochi di guida in arrivo nel 2023. E attenzione, perché se il 2023 mantiene le sue promesse, se tutto quello che è previsto in uscita quest'anno rimane in uscita quest'anno e non viene posticipato, beh, allora il 2023 lo ricorderemo come uno dei migliori anni per chi gioca ai giochi di guida e simili. Quindi rimanete con me fino alla fine del video perché sto per passare in rassegna tutti i migliori giochi di guida in uscita nel 2023. Cominciamo! Visto che le classifiche vi piacciono tanto, questo video sarà strutturato come una top 5, quindi partiremo dal gioco dei 5 che ho scelto che attendo di meno fino a quello che attendo di più. Chiaramente la posizione in classifica nulla dice sulla qualità del prodotto perché sono giochi che non sono ancora usciti, ma semplicemente li ho ordinati in base a quello che è il mio hype per i titoli in questione. Quindi inutile dire che è una classifica totalmente soggettiva e che in nessun modo prova ad indovinare quella che sarà la qualità dei prodotti. Partiamo dalla posizione numero 5. Nel corso del 2023 arriverà IndyCar, un gioco su licenza interamente dedicato alle World Series. In pratica è un po' come se fosse il Formula 1 dell'IndyCar, con tanto di auto e piloti reali fedelmente riprodotti. Questa categoria mi ha sempre affascinato, ma per ovvie ragioni geoculturali ne so relativamente poco e attendo con molta curiosità questo titolo perché potrebbe essere un'ottima occasione per approfondire un po' l'argomento. Al momento non ci sono trailer dove si possa vedere un po' di gameplay, del gioco si è visto molto molto poco, giusto qualche screenshot, ma il titolo sarà sviluppato da Motorsport Games, la software house che già si occupa dei giochi su licenza NASCAR, quindi gente a cui la competenza in fatto di motorsport a stelle strisce non manca di certo. Attualmente non è stata indicata neanche una finestra di lancio, ma dato che ancora non si è visto neanche un po' di gameplay, immagino che lo vedremo nel tardo 2023. La serie Test Drive Unlimited manca dalla scena ormai da un decennio e si prepara a tornare riproponendo la sua formula open world che stavolta ci catapulterà nella frenetica Hong Kong. Sappiamo che questo titolo uscirà soltanto su piattaforme di nuova generazione, in quanto le versioni PS4 e Xbox One inizialmente previste sono state cancellate. Avrà un'impronta fortemente multiplayer, ma anche una storyline da affrontare presumibilmente in singolo, e si parla di una mappa che dovrebbe essere in scala 1-1 con la reale città di Hong Kong, che suona un po' come una follia, ma staremo a vedere. Onestamente quello di Test Drive Unlimited Solar Crown mi sembra un progetto molto ambizioso e non sono per niente sicuro che riesca a mantenere tutte le promesse fatte, ma la curiosità è veramente tanta e non vedo l'ora di saperne di più. Dopo il buon capitolo d'esordio, Frontier ha gettato le basi per una serie a cadenza annuale di successo. F1 Manager 2022 è divertente, ma è anche un prodotto molto carente a livello contenutistico. Ne abbiamo parlato tanto qui sul canale e ultimamente abbiamo toccato questo argomento anche nella top 5 dei migliori giochi racing del 2022, che se non avete visto vi consiglio di recuperare, vi lascio il link qui in alto a destra. Sul nuovo capitolo di questo brand non si sa ancora nulla, non è stato neanche ufficialmente annunciato, ma sono tante le novità su cui ci piace fantasticare. La possibilità di creare una propria scuderia, la possibilità di poter cambiare scuderia a carriera in corso e magari un bel comparto multiplayer. Sono diversi i contenuti di cui il pacchetto base necessita, quindi, visto il buon lavoro fatto con F1 Manager 2022, attendiamo fiduciosi l'annuncio dell'edizione 2023 sperando che Frontier dia ascolto alla community. Se tutto va bene comunque possiamo ipotizzare che la finestra d'uscita sia l'estate, esattamente come è accaduto per il capitolo precedente. Dopo ben 7 capitoli numerati, Turn 10 pare voglia mettere un punto e a capo. Il nuovo Forza si chiamerà semplicemente Forza Motorsport, quasi a voler sancire un soft reboot della serie. La formula rimane la stessa comunque, un gioco che si presenta come un Syncade della grafica spaccamascella e con un nuovo sistema di danni che fa impressione, a giudicare da quanto si vede nei trailer. Se il gioco rimarrà fedele a quanto è stato promesso dagli sviluppatori, potrebbe trattarsi di un nuovo punto di riferimento per quanto riguarda la fisica dei danni nei racing game. Il gioco uscirà soltanto su PC, Xbox Serie X ed S e sarà compreso nel catalogo del Game Pass sin dal Day One. Day One che era stato inizialmente fissato nella primavera del 2023, pur mancando una data precisa, ma sono pronto a scommettere che non lo vedremo prima dell'autunno.
RenSport è il nome di un nuovo simulatore che dovrebbe esordire nel 2023, di cui si parla già da tanto tempo. Si tratterebbe di un simulatore duro e puro sullo stile di Assetto Corsa, che è in sviluppo in Germania già da qualche anno e la cui uscita è prevista alla fine del 2023. Vi elenco giusto alcune informazioni che sono già state confermate dagli sviluppatori. Il gioco sarà provvisto naturalmente di un sistema di ranking online basato su abilità e correttezza dei piloti, con relativo sistema di penalità per i giocatori scorretti. Ci sarà grande supporto alle mod e ai software di terze parti. Gli sviluppatori infatti si sono detti molto aperti alla community dei modder, perché sanno quanto questo è importante per giochi di questo tipo, quindi il gioco dovrebbe essere estremamente moddabile. Il modello di business sarà free to enter, con possibilità di fare una sottoscrizione o un abbonamento per avere pieno accesso a tutti i contenuti. Questo significa che tutti potranno giocare gratuitamente al RenSport, un po' come accade ad esempio per RaceRoom, ma poi ci saranno contenuti premium che saranno o acquistabili a pagamento sotto forma di pacchetti, oppure dietro pagamento di un abbonamento mensile. Il titolo è sviluppato in Unreal Engine 5 e questo dovrebbe garantire un impatto grafico senza precedenti, nonché il supporto alla VR già confermato. Per quanto riguarda le categorie di auto che potremo guidare all'interno di RenSport, sono già state confermate naturalmente le GT3 presenti nei trailer, ma gli sviluppatori ci hanno tenuto a precisare che in realtà le GT3 sono soltanto il punto di partenza e quindi al momento del rilascio del gioco probabilmente ci saranno solo queste, ma contano di espandere l'offerta a livello contenutistico nel corso del tempo, quindi probabilmente nel giro di qualche anno potremo guidare anche auto appartenenti a categorie diverse. Insomma, RenSport ha tutte le carte in regola per lanciare il guanto di sfida ad Assetto Corsa Competizione e io sono curiosissimo di provarlo. Mi sono anche iscritto al programma beta e spero di essere selezionato e poterci mettere le mani prima dell'uscita. Quello che è certo è che qui sul canale ne seguiremo lo sviluppo e ne torneremo a parlare molto molto presto. Quindi mi raccomando, se volete rimanere aggiornati a riguardo, cliccate sul tasto iscriviti.